Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, ragazzi, io sono Roberta, molto piacere, questo è il mio canale e benvenuti. Prima di iniziare il video, ragazzi, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di cliccare sulla campanella per non perdervi tutti i prossimi video. Inoltre, vi ricordo, ragazzi, di seguirmi anche su Instagram, vi lascio qui in sovraimpressione il nome del mio profilo perché nelle stories pubblicherò sempre aggiornamenti e novità in tempo reale. Ragazzi, quindi torniamo con un nuovo video. Scusate il ritardo, è un po' di tempo che non giro, ma perché comunque stavo aspettando questo pacco. In realtà aspettavo due pacchi, di cui uno è andato perso, cioè nel senso mi risulta in consegna da 6 giorni, ovviamente grazie alle grandissime Poste Italiane che sono sempre. E niente, quindi diciamo quello lì non so che fine ha fatto, non so se mi arriverà mai o l'azienda dovrà rispedirmelo, non ho idea. Comunque intanto mi è arrivato poi il secondo pacco di un'altra azienda che in realtà mi sarebbe dovuto arrivare dopo di quello, perché quello era stato fatto prima, però va bene. Niente, quindi insomma ho approfittato per unire diciamo il video di questi prodotti, diciamo di questa azienda, insieme a un video haul appunto che ho fatto di Zara, H&M e Uniqlo. Allora, cominciamo con questi prodotti. Sono molto molto contenta di questa collaborazione perché è un'azienda sempre orientale, però voi sapete che io seleziono molto, quindi diciamo che dico di no a molte aziende. Alcune di voi mi hanno detto: come mai non fai collaborazioni con Shein? In realtà Shein non mi ha mai contattato, ma sinceramente non saprei che farmene, insomma, di quelle cose, perché non mi piacciono, insomma, secondo me la qualità non è il massimo. E quindi diciamo che molte aziende orientali anche mi hanno contattato, ma io insomma non ho mai fatto collaborazioni perché sinceramente cerco di selezionare solo e proporvi comunque cose solamente se ne vale la pena. Questa azienda produce seta e cashmere, quindi fa sia diciamo abbigliamento che accessori. Allora, il packaging è anche super curato. Vi faccio vedere, praticamente questa è la scatola che è arrivata e ogni diciamo cosa ha la sua scatolina, cioè vi arriva con questa confezione, questo packaging bellissimo, quindi anche per fare qualche pensierino di Natale, soprattutto che adesso appunto è periodo, quindi anche per fare qualche pensierino, secondo me fate veramente una bella figura perché cioè anche il packaging è super 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 curato e quindi vi arrivano tutte queste cose così insomma confezionate in quelle scatole. E niente, quindi passo a mostrarvi subito le cose che mi hanno mandato. Allora, partiamo dalla prima cosa che pesco: sono questi scrunchies, cioè praticamente questi elastici per capelli. Tutti appunto in seta di varie dimensioni. Allora, c'è questo qui bello pomposo, questo qui medio, diciamo, questo qui un po' più piccolino e questo qui ancora più sottile. Quindi sono praticamente 4 dimensioni e sono completamente in seta, ragazzi. Questa seta è meravigliosa, cioè è super super liscia, super morbida, è fantastico, cioè comunque sono prodotti veramente di qualità. E quindi quando si parla di seta e cashmere, insomma, non c'è bisogno che vi dica io altro. E ho preso questa fantasia chiara, un po' nuvolata, non so se riuscite a capire, comunque un po' acquerellata, ma per farvi capire, con questi colori molto pastello, rosino, lillino, eccetera. Quindi questi sono elastici per capelli. Poi, questi qui sono federe per cuscini. Praticamente loro ci tenevano molto, appunto, soprattutto per questi accessori da letto. Questa è appunto una federa, vedete? Così, tutta completamente in seta. E praticamente, a parte appunto il fatto che è confortevole perché comunque dormite appoggiate il viso comunque sulla seta, è diciamo ottima anche per il viso, insomma per prevenire le rughe. Cioè, non so se vi è mai capitato, però io spesso la mattina mi sveglio proprio con dei segni, cioè
con dei solchi in faccia, cioè proprio ho la stampa del cuscino, e diciamo che comunque non fa proprio bene alla pelle, insomma, a furia di fare i solchi, insomma, la pelle non è che cioè, ne risente comunque, e quindi diciamo, sicuramente la federa in seta previene comunque sicuramente rughe, è anallergica, è confortevole, e anche per chi magari ha i capelli ricci, diciamo, preserva anche i capelli perché non fa attrito, non fa quell'attrito e quindi non li fa spezzare, come invece insomma una federa di cotone o comunque sintetica. Quindi diciamo che ha molti benefici comunque. Io non ci avevo mai pensato, però poi quando loro mi hanno mandato appunto queste cose ho letto tutti i benefici sicuramente di questi prodotti, insomma sono rimasta molto contenta e niente, quindi mi hanno inviato questa federa in color panna, champagne, insomma, chiaro, e poi anche questa qui, color, questo è tipo un beige top, insomma, molto 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 bella ed elegante anche questa, fatta così. Ci sono varie dimensioni ovviamente di federe, c'è anche quella grande, quella quadrata, io ovviamente ho i cuscini standard, quindi niente. Quindi queste due federe. Poi questo qui invece è, ah sì, questo è il maglioncino in cashmere, allora vedete anche il packaging è stupendo ragazzi, c'è cioè ogni cosa ha la sua scatola. E questo è il maglioncino in cashmere, ho preso un dolce vita in cashmere, un colore neutro perché appunto è un jolly, quindi insomma ho approfittato. E mi piaceva tantissimo questo colore, vero? Cioè, collo alto, diciamo, in cashmere già ce l'ho in nero, in cammello e in panna, quindi volevo un colore invece un po' più top, grigiolino, così. È super morbido, ragazzi, è un cashmere fantastico. E anche il colore secondo me è stupendo perché è tra un grigio e un beige, quindi super super versatile, lo potete mettere veramente su tutto. E niente, quindi sono veramente super contenta, anche cucitura, insomma la confezione è fatta benissimo, cioè ve lo consiglio vivamente. Ovviamente nell'info box vi lascio tutti i link dei capi appunto mostrati e il link ovviamente al sito. E in più vi lascio anche il codice sconto che potrete utilizzare se volete appunto acquistare qualcosina. Comunque i prezzi sono veramente super accessibili. Poi ho preso anche una camicia in seta, perché secondo me ragazzi, cioè la camicia in seta è comunque un jolly. L'ho presa in bianco, l'avrei voluta anche in nero, però insomma avevo un limite di capi. E penso che sicuramente l'acquisterò anche in nero da loro. E ve la faccio vedere. Ecco qui, è una classicissima camicia in seta bianca con le taschine appunto qui. È stupenda, ragazzi, stupenda. In realtà io le avevo viste sempre da Zara, queste camicie così basiche in seta, poi Zara non le ha più fatte, le volevo comprare, non le ha più fatte, quindi sono super felice di averla presa, insomma, da loro, perché una camicia in seta bianca e una camicia in seta nera sono dei jolly, dei capi basici da avere sempre nell'armadio, che vi risolvono secondo me tantissimi outfit. E quindi questa è la camicia. E poi, come ultimo capo, mi hanno inviato questo top barra reggiseno, anche questo in seta, e è super comfort, ragazzi, veramente confortevolissimo. Cioè, praticamente senza cuciture, taglio al laser, questa è tutta seta e ha le coppe e niente, quindi io questo, vabbè, questo diciamo potrebbe usare tranquillamente per dormire, ma io penso che lo userò sicuramente anche per allenarmi, perché, cioè, è bellissimo, veste benissimo, è super confortevole, ovviamente essendo sempre in seta, è anallergico, e insomma, tutte le, diciamo, i vantaggi della seta, quindi non lo so, cioè, secondo me è super super comodo anche per allenarmi, per l'allenamento, veste benissimo. Quindi credo che questo lo userò non solo per dormire, ma anche per allenarmi. Quindi veramente super bello.
Poi passiamo a Zara. Da Zara ho preso questa felpina perché in realtà la volevo abbinare a un completo sportivo di H&M, che è praticamente lo stesso identico colore di questa scritta. Quindi ho voluto fare il completo, da fanatica quale sono, e ho preso questa felpina da Zara. Semplicissima, grigia, con su scritto Cannes France. E niente, di questo ho preso una taglia M e questa costava sui 17,95, insomma, quindi 18 euro. Quindi insomma, una di quelle cose super basiche, quindi è abbastanza economica e dentro è super morbida, super calda perché vedete è felpata. E niente, quindi dopo vi farò vedere appunto il completo sportivo di H&M con la quale lo abbino. Poi, come avete visto in un precedente videoblog, ho preso questo fantastico e introvabile crop top che ormai è una super tendenza, cioè lo vedete praticamente a tutte le influencer. E questo fantastico crop top, guardate quanto brilla, cioè è bellissimo. Ha queste spalline molto molto sottili e poi il taglio dritto. È stupendo, questo ovviamente va senza reggiseno. Dietro è, si chiude solo con un gancettino così. Ragazzi, è stupendo. Cioè, questo per Capodanno, secondo me, è il top. L'ho pensato come outfit di Capodanno con un leggings vita alta, un po' flare, che vi ho fatto vedere anche in un precedente video haul. E niente, un bel tacco e un blazer. Secondo me, spaccate. Cioè, è stupendo, cioè, lo amo. Quindi credo che probabilmente sarà un possibile outfit di Capodanno. Allora, di questo c'erano solo due misure, SM, no, XSS ed ML. Ovviamente ho preso ML perché, cioè, altrimenti col seno che ho non mi sarebbe mai entrato un XSS, credo. E comunque, vabbè, in ogni caso, l'ho provato, mi andava bene, quindi non ho nemmeno provato l'XSS. Tra l'altro era ultimo pezzo, cioè veramente non credevo di riuscire a trovarlo, quindi sono stata felicissima. E questo costa 39,95. Qui vabbè c'è il prezzo spagnolo, perché me l'hanno preso proprio dal magazzino, era un unico pezzo. E niente, quindi questo era il prezzo spagnolo 29,95, ma in realtà costa 39,95. E poi ultimo pezzo preso da Zara è questa gonnellina qui, un po' stile Chanel, diciamo un po' in tweed, tutti questi colori molto vivaci, rosso, viola, fucsia, verde, bianco, insomma molto molto carina, finisce un po' sfrangiatina e dietro è così. Questa qui costa 29,95 e credo che forse anche questa sia sold out, non lo so, comunque provate a vedere. Online forse è sold out, però magari nei negozi la riuscite a trovare, a reperire. Poi passiamo quindi ad H&M, vi faccio vedere il completo sportivo che ho preso perché mi piaceva tantissimo il colore e soprattutto ragazzi io mi trovo molto molto bene con i capi sportivi di H&M perché vestono veramente molto molto bene, una vestibilità fantastica, soprattutto i leggings sono super insomma sculpt, quindi veramente vi modellano molto bene le linee del corpo, le forme. E niente, quindi ho preso questo leggings, vedete che il colore è praticamente uguale alla felpa di Zara, praticamente uguale, identico, fantastico. Quindi ho fatto questo completo con questa felpa e questo leggings vita alta, semplice, molto semplice, però ragazze veste super super bene. Allora, di questo ho levato il cartellino, o forse questo qui, sì, è questo qui. Questo costava, niente, non c'è il prezzo perché l'ho preso online, comunque mi sembra costasse sempre sui 24,99, insomma 25 euro, perché i leggings di H&M costano sempre o 25 o 20 euro. Quindi insomma, giù di lì, io avevo comunque anche due sconti accumulati. E se siete H&M member, avete appunto accumulato dei punti e poi vi danno degli sconti, quindi avevo anche uno sconto. E niente, però questo costa tra i 25 e i 20 euro, più o meno. Poi sopra al leggings ho abbinato il reggiseno sportivo, il top sportivo, scusate, questo l'ho messo ieri, quindi si è fatta anche la striscia di deodorante, comunque è super super comodo, veramente. Questo c'è di vari colori, c'è anche nero, eccetera, e io lo trovo super comodo. Ha le coppe dentro e ha una bellissima vestibilità e anche un bel sostegno, quindi diciamo lo sto usando per allenarmi e niente, perciò è sporco di deodorante. Comunque, questo qui è fantastico, quindi ve lo consiglio. Questo anche costa intorno ai
15 euro, mi sembra, o 14,99 o 19,99. E poi ho preso anche il top a maniche lunghe. Quindi ho preso sia il crop top, insomma, reggiseno da mettere sotto, e poi anche la magliettina, sempre crop a maniche lunghe, identica da mettere sopra. Allora, di questo ho preso una taglia S, e anche questo costava, non c'è il prezzo perché quando prendete online non vi mettono il prezzo. Comunque, anche questo più o meno lo pagate sempre intorno ai 15 o 19 euro. Poi passiamo ad Uniqlo. Anche in questo caso, se mi seguite, comunque avete visto uno degli ultimi vlog, avrete visto che appunto sono passata da Uniqlo perché sono venuti i miei genitori a trovarmi. Mia mamma voleva andare da Uniqlo e quindi l'ho accompagnata. Ho trovato ovviamente anche io delle cose. La prima cosa che vi mostro è questa cosa molto molto utile, non bella ma utile più che altro. Ed è questo piumino 100 grammi, perché io odio i piumini, quindi anche quando fa freddo io difficilmente mi vedrete con un piumino addosso, cioè se mi vedete col piumino vuol dire che si gela. E niente, quindi metto sempre i cappotti, andando anche in scooter, in motorino, ovviamente ho bisogno di qualcosa che mi coprisse dal freddo, e quindi ho trovato la soluzione mettendo sotto al cappotto questo piumino 100 grammi, che è super sottile, cioè ragazzi, è veramente un... Guardate, veramente sottilissimo, però stracaldo, perché comunque è in piuma d'oca. E quindi, insomma, mettetelo sotto al cappotto, insomma, anche col vento, eccetera, non passa un filo di vento, quindi il motorino anche è l'ideale. E niente, ho preso questo, c'erano vari colori, nero, blu, panna, insomma, veramente tantissimi colori, grigio, però ho scelto questo qui che mi sembra il più neutro, perché è un color top. E niente, allo scollo tondo, i bottoncini automatici e poi tutti i piumini di Uniqlo hanno questa cosa fighissima di questo sacchettino qui, quindi lo potete ripiegare e mettere in questo mini sacchettino, quindi super comodo da portare anche in valigia nei viaggi, perché secondo me serve sempre, o anche appunto in motorino, in borsa, quindi potete poi all'occorrenza, se avete freddo, tirarlo fuori. Quindi lo trovo veramente super comodo, super pratico, quindi un acquisto utile più che bello, insomma. Allora, di questo ho preso una taglia M e questo costava 69,90. Poi, sempre in tema scooter, quindi altro acquisto utile e non bello, ho preso questo paio di guanti, sempre da Uniqlo, super super tecnici, super caldi. Dentro, vedete, sono fatti tipo pile e fuori hanno questo tessuto tecnico, quindi anche qui non entra uno spiffero di vento. Quindi sul motorino io ne ho bisogno, perché cioè, le mani veramente vi cadono se non mettete i guanti in motorino, soprattutto questo periodo. E quindi niente, mi servivano un paio di guanti, e questi costano 19,90. Ho preso una taglia M perché S non c'era, cioè c'era tutta una parete piena piena zeppa di ML, e S non c'erano, quindi non so se non le facevo, se non la fanno proprio la S, o comunque è proprio terminata, quindi non c'era neanche un paio. Però vabbè, alla fine sì, mi sono un po' grandini, però insomma niente di esagerato, quindi insomma li ho presi M, mi sto trovando benissimo. E infine, ragazzi, ho preso un capo basico, perché sapete che Uniqlo è appunto forte proprio per i capi basici, ha tutti questi maglioni in lana o cashmere, quindi comunque ottimi materiali in tutti i colori e in tutti i modelli. Ho preso questo cardigan classico, super classico, con i bottoncini, corto, non è un cardigan lungo, e perché comunque ne avevo uno di pinco di milioni e milioni e milioni di anni fa, che ho veramente distrutto, cioè gli ho fatto mille buchi, perché comunque veramente l'ho strausato, perché ha un capo sicuramente super classico, super jolly, potete metterlo appunto sopra a tutto, anche sopra dei vestitini. Io lo utilizzavo molto quando magari anche andavo a ballare un vestitino e mettevo questo sopra. E niente, quindi diciamo anche sopra un jeans, sono quei capi basici che secondo me sono dei jolly, appunto di must have, come vi dico sempre, da avere. Anzi, fatemi sapere se volete un video di essenziali invernali, lo faccio in genere per tutte le stagioni, quindi avevo intenzione di farlo anche per l'inverno, fatemi sapere cosa ne pensate. Comunque, di questo ho preso una taglia M, e questi qui costano tutti 99,90, esatto, quindi tutti i maglioncini in cashmere li trovate sui 100 euro, quindi niente. Infine, ragazzi, last but not least, ho fatto un acquisto un po' strano, nel senso che ho acquistato dei costumi da bagno.
Sì, ho comprato dei costumi da bagno a novembre, però c'è un motivo. In realtà c'è questa mia amica che lavora per Oserè e mi ha mandato appunto questa mail in cui c'era l'invito per la loro svendita. E quindi io sono corsa perché ovviamente non avevo un costume Oserè, lo volevo da parecchio tempo, solo che sinceramente li trovo un po' cari per quello che erano, perché un costume Oserè in genere costa dai 200 a salire. E niente, quindi ho approfittato di questa svendita e sono andata, ho preso tre costumi. Allora, ho preso due pezzi e due interi. Due pezzi è proprio il loro classico, classicone, cioè quello per cui sono praticamente famosi. Questo qui è appunto il lurex, un bikini semplicissimo il lurex. E volevo questo colore, mi piaceva da morire, che è un color ruggine più o meno, cioè questo con l'abbronzatura secondo me è stupendo. Quindi ho preso il triangolo con sempre l'accetto con la brasiliana, quindi super bello. Insomma, questo è il modello di slip comunque che uso io. E niente, in genere, appunto, un costume del genere sicuramente costa, non lo so, penso sui 200 euro, e io l'ho pagato 80 euro, mi sembra questo. Sì, questo 80. E poi ho preso due interi. Allora, praticamente questo in velluto mi ha colpito più che altro il colore, perché io adoro i senape, ocra, oro, insomma, mi piacciono tantissimo questi colori un po' così, un po' smorti, che so che a molti non piacciono, però io li adoro e secondo me mi stanno anche bene. E quindi ho preso questo costume intero, super semplice, con le bretelline così, tutto arricciato qui sui lati. E niente, insomma, anche dietro mi piace molto è comunque abbastanza sgambato, ma non troppo, perché insomma ci sono quei costumi con le sgambature ascellari che non lo so, li trovo un po' volgari e non mi fanno impazzire. A parte che poi dovete pesare 2 kg per potervi mettere un costume del genere, quindi non sarebbe neanche adatto alla mia fisicità. Comunque, niente, questo è stupendo. E dietro, vabbè, bello scollato e stupendo. Questo qui l'ho pagato invece 35 euro, tipo, fantastico. E infine ho preso un altro, sempre questo non è il lurex, ma ha proprio i brillantini, i glitterini, solo che praticamente ne perde tantissimi. Ho parlato con la mia amica e ho detto: non ti preoccupare, quando sono nuovi perdono quelli in eccesso, poi ovviamente smettono. E niente, ho preso questo costume semplicissimo, proprio un classico olimpionico, linea semplicissima, però mi piaceva tantissimo questo colore, che è un pervinca, quindi un azzurro che va un po' nel lilla. Lo trovo super fine, super chic secondo me. E niente, dietro anche, vedete, comunque sgambato, ma non esageratamente. Quindi è giusto. Poi mi piace anche che Oserè appunto non faccia quelle cuciture che vi vanno a segnare. Quindi, insomma, la vestibilità, la loro vestibilità è comunque buona. E niente, quindi ho preso questo l'ho pagato, mi pare, sui 70 euro. E niente ragazzi, quindi questo era il mio shopping. Non so se prenderò qualche cosina anche per il Black Friday, ma credo molto poco, sinceramente. Quindi vi mando un super mega bacio come sempre e ci vediamo al prossimo video, che credo sia un video outfit o comunque un winter essentials, insomma, quindi solita rubrica che faccio comunque ogni stagione. Quello per l'autunno, visto che vi è piaciuto, perché ho avuto un sacco di visualizzazioni, quindi ho capito, insomma, che può, diciamo, incontrare i vostri gusti. E niente, quindi i prossimi due video saranno questi, outfit e Winter Essentials. E niente, quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo.